Non mi do nessun tipo di voto, me lo daranno loro, ma a breve penso che l'incarico mio di leader passerà a qualcun altro, quindi ahimè non servirà a saperlo. Ma cosa non ha funzionato? Per quanto concerne quello che mi ha detto Pietro, ma io cerco la collaborazione, poi essendo tutti grandi, adulti e vaccinati, se poi c'è la mancanza di rispetto non è colpa mia, io cerco sempre di contribuire e di essere di supporto. Se altri vogliono essere anarchici o pensano che io stia recitando, si guardassero allo specchio e si facessero un esame di coscienza, perché ci sarebbe ben molto da dire in questo. Sonia, tu come lo vedi come leader? Ciao, come ciao l'hai Samuel, visto in questi posso giorni? Parlare con lui direttamente? Sì, sì, si è aperto. Ciao Samuel. Allora, guarda, partendo dal presupposto... Ciao Sonia. Ciao. Partendo dal presupposto che oggettivamente fare il leader è difficilissimo, perché molto spesso se non fai quello che vuole la persona dice che non sei un bravo leader. Però in realtà io credo che Samuel, e dimmi magari se sbaglio, credo che però tu di base sia una persona che non ha l'indole di imporsi, di voler comandare, cioè a te interessa piacere un pochino a tutti, anche per, forse per il tipo di immagine che hai, perché non ci dimentichiamo che comunque loro sono persone che fanno televisione.